sul canale. Oggi avete deciso, o meglio, ieri avete deciso su Instagram che oggi avreste voluto vedere un video a tema casa, di quelle cose che insomma ho acquistato in questo periodo di casa. Diciamo soprattutto ieri, ma c'è qualcosina che ho acquistato anche un po' di tempo fa e non vedevo l'ora di farvi vedere, ma ovviamente per un articolo non mi metto a fare il video. Quindi una sorta di home haul, si può dire così, un home addict, e oggi vi faccio vedere delle cosine. Allora, la prima, che penso sia la più bella, cioè la più bella ma a tema animali, l'ho presa da Primark. Allora, premetto che anche ieri sono stata da Primark e ultimamente mi sta lasciando un po' perplessa, non trovo più quelle cose belle che trovavo sempre e quindi rimango sempre un po' atterrita. Però ultimamente hanno creato uno spazio animali che è molto molto carino e volevo prendere delle ciotole ma non le ho prese, ma sarà sicuramente un acquisto in futuro. Ma ho trovato questa cosina. Allora, sto parlando di questa mega cuccia di Topolino. Allora, come potete vedere all'interno c'è scritto Disney Mickey Mouse. Qua ci sono le due manine di Topolino e le due orecchiette. Io ho, come sapete, una passione sfrenata per Topolino, non Minnie, solo Topolino. Quindi ho adorato quando l'ho vista e ieri ho visto anche quella con l'aliena, con l'alieno di Toy Story, e avrei voluto acquistare anche quella, ma sinceramente mi sono trattenuta. Il prezzo di questa è di 17 euro ed è veramente bellissima, super morbidosa, super imbottita. Qui sotto ha i gommini antiscivolo e devo dire che Silvestrone e tutti gli altri l'adorano, quindi assolutamente consigliata se siete da Primark, passate da Primark, insomma buttate un occhio al reparto animali, perché secondo me c'ha tante cose carine. Anche i giochini per i cani, io purtroppo per i cani non posso comprare nulla perché sapete ho solo gatti. Ci sarebbero i cani di mia mamma, ma poi dopo litigano, e Artù è che è quello grande. Dicevo, scusate, Artù che è quello grande ruba le cose ad Aci che è quello piccolino, gliele sbrandella tutto, quindi non avrebbe senso acquistargliele. E comunque insomma è super consigliato e questo è il primissimo articolo. Poi vi faccio vedere una cosa che non è proprio a tema casa, ma che ho voluto assolutamente acquistare perché l'ho vista da Shelby Carey, che è una ragazza veramente fantastica che trovate su Instagram. E lei praticamente ha messo questa guida l'altro giorno, questa guida di Animal Crossing. Io non sapevo neanche che cosa fosse e che esistesse soprattutto. Costa 30 euro e avete la possibilità di trovare in anteprima tutti gli articoli che saranno stagionali, come crearli, come cercare di fare i soldi più in fretta, eccetera. Quindi una sorta di guida particolare. Io ancora non l'ho aperta, quindi non vi so dire ancora bene sostanzialmente cosa ci sia all'interno. Però sicuramente farò un video a parte, quindi se vi va di vedere questo video o comunque volete che lo faccia, scrivetemelo qui sotto. Ma ritorniamo alle cose di casa, sono stata da Ikea, qui ho un sacchetto e ragazzi, 1, 2, no ve lo devo far vedere, 3, 4 e 5, quindi sono 5x4. Di questi rotoli per i peli dei gatti, perché adesso è un periodo in cui i peli stanno ovunque, veramente ovunque, cioè i gatti mi stanno perdendo un sacco di pelo, ci potrei fare 100 gatti nuovi, e stesso Totoro, quindi assolutamente ho bisogno di questi perché i miei vestiti, le mie borse, le mie scarpe addirittura si stanno riempendo di peli, e quindi questi sono i più economici in commercio, costano 2 euro, quindi 50 centesimi l'uno, e veramente vi durano una vita, al pari invece di altri che ne vendono uno a 3, 4, anche 5 euro. Quindi questi super consigliati se avete degli animali in casa. So che non è niente di fantastico, ma è sicuramente una cosa molto ma molto utile. Poi una cosa che mi fa sorridere, ma ve la faccio vedere lo stesso, perché anche questa è abbastanza inutile da far vedere, ma ve la faccio vedere, sono le pile che Roberto ha voluto comprare. Roberto è mio marito, ogni tanto lo chiamo marito, ogni tanto Roberto, vabbè, comunque. Mi ha voluto comprare casomai non riuscissi più a pesarmi alla mattina, perché ultimamente ho sta fissa di pesarmi tutte le mattine, quindi sostanzialmente sono le pile della bilancia. E sono contenta perché in questo lockdown, in questo periodo, ho perso ben 4,5 kg, più o meno quasi 5. Quindi sono super super felice e ogni mattina controllo i miei progressi. Insomma, diciamo, più che altro controllo di non ingrassare. Anche perché ultimamente sto veramente, mi sto dando un po' la pazza gioia tra pizza e quant'altro. E hamburger, gli hamburger vegani ragazzi di Cucina Botanica ve li straconsiglio. Mi chiedete sempre tutti la ricetta su Instagram, andate sul suo canale youtuber che fa di quelle ricette fantastiche. E quindi niente, questa è un'altra cosina stupidina, ma volevo farvela vedere. E adesso andiamo ai due pezzi forti. Questa cosa ragazzi è una cosa che vedo da mesi, ma mesi, ma mesi. E l'ho vista per la prima volta su una ragazza, da una ragazza su Instagram che si chiama Sasha Freya,
Allora, non so bene come pronunciarlo, insomma, una ragazza fantastica che vi consiglio, molto witchy, che vi consiglio di andare a cercare su Instagram. E aveva messo praticamente una foto del suo letto con questo. Questo è un bellissimo copripiumino, che vabbè non è molto estivo, però amen. Con queste farfalle, questi insetti, tutto in stile bianco e nero come piace a me. Io sapete, adoro tutto stile bianco e nero, infatti il mio feed Instagram lo conferma. E ho adorato, l'ultima volta non l'ho acquistato perché dico, ma dai, un copripiumino d'estate, magari anche no. Poi parlando con una ragazza molto carina che si chiama Runa Fox su internet, sempre su Instagram, scusate, mi dice, ma sai, io l'ho comprato, non è che ci devi mettere dentro per forza il piumino, cioè alla fine io d'estate lo uso così come semplice lenzuolo. E ho detto, cavolo, non ci avevo mai pensato. E allora, visto che sono ripassata, l'ho acquistato ed è bellissimo, anche perché io ho la fortuna che quando vedo qualcosa che mi piace non lo compro la prima volta, la seconda volta che ripasso per comprarlo non lo trovo più. E quindi, niente, ho detto, prima che finisca, infatti c'erano pochissimi pezzi, l'ho acquistato e poi ho visto che veramente quasi tutti del mondo witchy o comunque di tante persone che sto seguendo su Instagram abbiamo avuto la stessa idea di andare a comprarlo perché è veramente fantastico. Ma la cosa che mi ha reso ancora più, ho messo giù il piumino, è saltato fuori tutto, si è mosso tutto il telefono, vabbè. E la cosa che mi è piaciuta di più è scoprire che c'erano anche questi, che sono i vasetti per le piante, sempre con più o meno lo stesso stile, insomma, di queste farfalle. Io ne ho presi due. Allora, questo mi pare costasse sui 29 euro, qualcosa del genere. Questo mi sembra 1,95 euro l'uno. Sono molto belli, sono di latta e siccome avevo diverse piante da travasare ho deciso di prenderli. E quindi niente ragazzi, questo sostanzialmente è il piccolo mini haul che io ho fatto di casa. Dico piccolo perché mi sto contenendo. In realtà avrei dovuto comprare diverse cose, soprattutto un mobile da mettere qui dietro, tipo quadrotti, per infilare scarpe e borse, perché sono sempre lanciate la rinfusa nella stanza e non è bello. E quindi quello sarà un prossimo acquisto. Ero andata per prenderlo, poi non ero certa, ero indecisa tra due modelli, quindi ho detto, vai, facciamo una cosa, aspetto un attimo, decido con calma a casa, prendo tutte le misure, tutte le misure, è uscito qualcosa di sano sul telefono, benissimo, prendo tutte le misure, oddio che cos'ho di bianco, ah è l'orecchio, vabbè, fa niente, prendo tutte le misure, quarta volta che lo dico, o quinta, e deciderò poi in futuro. Quindi niente, queste sono le cosine piccoline che ho preso. Però ci tenevo tantissimo a farlo vedere anche per staccare un po' dai video collaborazione, che ultimamente sono veramente tanti e troppi. Cioè, per quanto siano comunque molto belli gli articoli che mi stanno inviando in questo momento, e ragazzi, ho veramente 6 magliette da mostrarvi in altri due video, perché sono due, come si dice, due brand diversi. Uno in stile Viking e uno in stile nerd, nerd, gothic, eccetera. Quindi dovrò fare anche quel video lì. E quei video lì, insomma, ho detto, vabbè, stacchiamo un pochino, sono stata anche contenta che voi abbiate voluto vedere giustamente qualcosa di diverso e tornerò a fare qualcosa di diverso qui sul canale. Mi dispiace, non ho fatto il video di Primark ieri, ma ripeto, veramente pochissime cose interessanti, mi sta deludendo sempre di più e spero che magari con l'avvento del, come si dice, dell'inverno, dell'autunno, tornino ad esserci cose più interessanti. Per ora, vabbè, è andata così. Stessa cosa da Tiger, non riesco più a fare i video che facevo sempre a inizio mese con tutti i nuovi articoli. Non lo sto facendo nel rispetto delle persone, perché in questo periodo, per via del Covid, possono entrare solo un tot di persone all'interno del negozio. E se io devo perdere via i miei soliti, la mia solita mezz'ora per farvi la carrellata di tutte le novità, non è giusto nei confronti delle persone che aspettano fuori il loro turno perché io devo stare dentro a fare il video. Quindi non mi sembra giusta come cosa e ho perso un po' di fare video di Tiger per questo motivo. Spero che voi capiate e comprendiate comunque quello che vi sto dicendo, però mi sembra più giusto così. Quando ci sarà, diciamo, torneremo un po' più alla normalità, sicuramente tornerò a fare i video sia di Primark. Vabbè, Primark non è neanche tanto così, è un po' più lascitivo, puoi stare dentro un po' di più, la gente gira un po' di più. E infatti quando è iniziato ad esserci un po' troppa gente ho preso e me ne sono uscita. Ma Tiger giustamente è un po' più restrittiva e essendo comunque tutto molto stretto preferisce fare entrare un tot di gente alla volta. Ma bando alle ciance, questo è un piccolo mini haul della casa. A dire la verità c'è anche un tappeto che mi stavo dimenticando di farvi vedere, che non è assolutamente, intanto c'è Silvestro, è qualcosa di esageratamente bello, però è una cosa che sicuramente fa parte dell'haul della giornata di ieri. Magari ve lo riprendo veloce veloce.
Sento Ceci Petrone che mi guarda, amore mio, e ve lo riprendo così veloce. E in realtà facciamo così, stop un attimo, anche perché Silvestro ha messo qua davanti e non ho capito che cosa voglia fare. Stop un attimo, vi riprendo anche uno zerbino di Stranger Things molto molto carino, che insomma mi è arrivato per una collaborazione ma non vi ho fatto vedere così qui su YouTube. E niente, poi riprendo con la conclusione del video. Allora, questo è lo zerbino che mi ha mandato Truffle Shuffle, è bellissimo, di Stranger Things, con Enter the Upside Down, bellissimo. Ma come potete vedere è pieno di peli dei gatti, ma perché? Anzitutto perché lo sto tenendo in casa, e seconda cosa, i gatti l'hanno preso come tiragraffi, ci fanno le unghie, Totoro se lo mangia, e adorano veramente un sacco dormirci sopra, quindi vabbè, non sta facendo lo zerbino fuori di casa, in sostanza sta rimanendo qui, però è veramente molto bello, vi lascio il link anche di questo in info box. E questo ragazzi è il tappeto, pagato solo 9,90€ e vabbè è una cosa molto easy, che ho messo a posto di quell'altro esclusivamente perché lo devo lavare e volevo qualcosa che insomma mi coprisse il pavimento, perché io questo tipo di pavimento lo straodio. E niente, ho messo questo, molto easy, è una novità e nulla, niente di speciale. Sono realmente arrivata alla fine di questo video, quindi io vi saluto, vi mando un bacione come al solito. Arriverà presto un home tour che però voglio fare con più tranquillità, perché devo apportare delle modifiche in casa, devo dipingere, fare dei lavori. Quando però ho finito di fare tutto, vi prometto che vi faccio vedere la stanzetta, che sarà un pochettino nuova, un pochettino diversa. Stessa cosa il salotto e la cucina, quindi ci saranno veramente delle cose un po' particolari, un po' delle novità. Ma ripeto, preferisco farvele vedere col corso del tempo, cioè una volta finiti i lavori. Per ora vi mando un bacione come al solito e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!